Ateneo stenta ottimismo, ma con Bruxelles e Fondo Monetario Internazionale a stallo per lo sblocco della prossima tranche di aiuti. All'Unione Europea, che sempre più scalpita per una partecipazione finanziaria dell'FMI al programma di salvataggio da 86 miliardi di euro, l'Istituto di Washington replica reclamando in via precauzionale l'approvazione di ulteriori misure di austerity, una richiesta che l'esecutivo greco giudica però irricevibile. Il governo aspira all'inclusione della Grecia nel programma di quantitative easing della BCE. Per il resto la nostra posizione l'abbiamo già espressa. Non cederemo alle richieste illogiche dell'FMI, che insiste nel volerci far approvare preventivamente misure da 4 miliardi e mezzo di euro da applicare eventualmente alla fine del programma di aiuti. Dal Fondo Monetario Internazionale, che pure è spaccato su come affrontare il rompicapo greco, trapela un rapporto che indicherebbe come assolutamente insostenibile nel lungo termine il debito di Atene. Valutazioni infondatamente pessimistiche, replica il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Il no alla ristrutturazione del debito invocata dall'FMI resta, dice, ma il compromesso potrebbe passare da una revisione dei termini previsti per i rimborsi.